Segretario, stamattina si sta celebrando un congresso importantissimo, una chiave di svolta anche per il futuro, futuro dell'organizzazione sindacale. Il congresso che svolgiamo è per fare una programmazione insieme alle istituzioni, quindi al sindaco di Napoli, insieme anche alla regione Campania, di programmare un intervento straordinario per l'occupazione nel nostro territorio. La Confederazione ha organizzato come primo congresso la regione Campania per portare un nuovo modello in tutta Italia come un progetto giovane fatto dal segretario generale Paolo Capone. Questo progetto è un progetto che si vuole differenziare dalle altre organizzazioni, infatti il nostro slogan dietro al palco è l'altro sindacato, è non per caso, perché noi cerchiamo di essere l'altro sindacato, stare vicino ai lavoratori al momento difficile che vive la regione Campania nei trasporti, nella sanità e con tutta la disoccupazione che vive. Stiamo cercando di costruire un progetto serio e sano che ci porta ad uscire fuori da questo stallo insieme con De Luca e con De Magistris come sindaco di Napoli. Luciano Passariello, consigliere regionale, ma anche candidato in questa difficile competizione elettorale, non possiamo non chiedere a Luciano Passariello com'è la situazione a livello nazionale per quanto riguarda poi le varie componenti che sono in gara. Allora, la situazione nazionale sicuramente è una situazione difficile. Io sono qui oggi al congresso della UGL, dove si parla di lavoro, si parla di occupazione. Obiettivo che tutti sperano che noi raggiungiamo è la vittoria. Perché? Perché siamo gli unici che possiamo mettere in campo la famosa flat tax, quella là rapida, cioè quella che propone Giorgia Meloni, il 15% di tasse per chi fa fatturato in più, a differenza di quello che ha fatto l'anno precedente. Esatto, però per chi fattura in più, quindi questo creerebbe sicuramente una spinta a tutta l'economia e darebbe possibilità alle aziende di poter assumere personale. Perfetto, Luciano, una battuta non posso non fartela. Macerata, che sta succedendo in questo paese? Sta succedendo che quello che noi pensavamo, cioè c'è il rischio che c'è gente che guardandoci intorno e vedendo che noi non curiamo gli italiani, allora può uscire fuori di testa. Sicuramente quello è un gesto che va condannato, perché uno che spara è un assassino e gli assassini vanno catturati, però noi dobbiamo iniziare a chiederci perché lo fanno, cosa sta succedendo. E non vorrei che questo fatto che questo signore fuori di mente ha sparato faccia passare però in secondo ordine l'altro signore, se così lo possiamo chiamare, che ha fatto a pezzi una donna.